Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione tra Napoli e Vibo Valentia a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di due soggetti indiziati di molteplici truffe attuate nel settore immobiliare. Articolato il sistema truffaldino ricostruito attraverso l'attività di indagine che ha portato alla formulazione di un quadro indiziario anche per reati di falsi, ricettazione e autoriciclaggio, essendo state ipotizzate condotte di formazione di falsi atti notarili e di reimpiego dei proventi delle attività illecite. Le compraventi oggetto dell'attenzione investigativa sono 8, concentrate tra la fine del 2020 e il primo semestre del 2021. Le indagini hanno preso spunto dalla vendita di un lussuoso appartamento ubicato nel quartiere napoletano di Posillipo, dal valore di oltre 1 milione di euro. Provvedimenti eseguiti, ordinanza misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti di Vaccaro Vincenzo, nato a Napoli 12-183, Selillo Gennaro, nato a Napoli 3-4-63, già recluso per analoghi reati presso la casa circondariale di Vibo Valentia.